Buonasera, benvenuti. Spazio F apre a Cassandra. Apre alla Cassandra del mito epico, apre alla Cassandra delle verità inascoltate e apre anche alla Cassandra che è il simbolo, l'emblema del nostro tempo, del reietto, della persona rifiutata dall'oggi. Apre alla Cassandra con la K, che è la K dell'alfabeto, di quando si vuole essere sopra le righe, di quando si vuole essere particolarmente duri, ma è anche la K dell'alfabeto greco antico. E allora, Spazio F apre a Cassandra, che è lo spettacolo in scena in questi giorni e fino al prossimo 12 giugno al Teatro Tempio, è una produzione ERT Teatro Nazionale sul testo riadattato di Sergio Blanco con Roberta Lidia De Stefano e per la regia scene e costumi di Maria Vittoria Bellingeri, alle quali do il benvenuto. Benvenute, benvenute davvero. Grazie. Grazie per aver accolto il nostro invito. Fondazione di Modena mette a disposizione questo spazio quale luogo privilegiato, insomma, di incontro, di contaminazione, proprio perché non solo attraverso il sostegno che appunto garantisce alle produzioni di Emilia Romagna Teatro Fondazione, ma in generale perché crede molto nel sostenere le attività culturali, non solo nel periodo insomma che ha seguito la pandemia, ma in generale, insomma, rispondendo in questo a una sua mission. E quindi, insomma, consideriamo anche questa occasione l'opportunità di incontrare chi calca appunto le scene della nostra città, i palcoscenici, i luoghi appunto in cui la cultura si diffonde, un privilegio, un vantaggio che intendiamo appunto così condividere con chi ci sta seguendo. E allora parliamo di questa Cassandra. Parto subito dalla regista, perché insomma oltre insomma, alla rappresentazione, a ciò che effettivamente si vede in scena, c'è proprio un discorso a monte di ricerca, innanzitutto a partire da questo testo, no, dell'autore riadattato, che ci porta un po' così a rimanere sospesi tra ciò che è stato, quindi il passato, e il presente. C'è come una sensazione di continuo, di perseverare, di una condizione di imbilico, no? È un po' la cifra di questa Cassandra, che poi si sviluppa sotto tantissimi punti di vista e mi aiuterete naturalmente a svilupparli. È così? Sì, decisamente. Grazie per averlo notato come primo aspetto, perché è proprio questo stare in bilico e questo limite che non è mai superato né da una parte né dall'altra che è uno dei temi importanti. In primis tra la tragedia antica e attuale, ma anche in tutti gli altri limiti, in tutte le frontiere. È un personaggio che calca il confine in continuazione, mettendo un piede di qua e un piede di là. Per cui parlando proprio della tragedia, sì, e dell'attualità, è una Cassandra appunto con la K che dice di essere la Cassandra del mito, ma al contempo di fronte a noi c'è una donna che è una prostituta, per cui sta al pubblico decidere se credere che sia veramente una ricostruzione teatrale o una donna che mente e che racconta la sua tragedia utilizzando un mito per altolocarla, per renderla universale. E questo dubbio persiste fino alla fine. Sì. Ed è l'interessante poi del lavoro del testo, lasciare questo margine sempre di dubbio sulla sua sessualità, anche non si capisce se è un uomo, se è una donna, se è una veggente, se è una matta, se è una performer di strada che canta le canzoni sulla guerra, che l'ha vissuta o non l'ha vissuta, è dell'est o fa finta di essere dell'est, perché è anche un linguaggio che pian piano si trasforma. Roberta parla un italiano che abbiamo deciso far provenire dall'est ancora prima della storia attuale. Sì, un inglese. Certo. Sì, un inglese esperanto, che è un inglese comprensibile a tutti, con una inflessione dell'est, ma a un certo punto comincia a parlare francese, a un certo momento comincia a parlare italiano, perché è una babele linguistica. E in greco, naturalmente. E in greco antico, sì. Sì, sì. Beh, insomma, credo che la forza, la potenza, certamente di questo spettacolo, ma anche del teatro in generale, insomma, è quello proprio di sospendere la domanda, no? Perché altrimenti basterebbe accendere la televisione o affidarci ad altri strumenti, no? Per avere risposte facili, ma insomma, per fortuna il teatro non ci conduce lì. Ci tiene sospesi, no? Così, in questo bilico, e tra l'altro questa Cassandra sembra proprio che ti venga a prendere, no? In platea, ti prende, ti forza, ti dice vieni qua con me,
guardami sfacciatamente, quasi in maniera molto molto, non dico violenta, ma comunque insomma va contro insomma tutto ciò che è rassicurante anche dell'immagine appunto epica della donna, anche della prostituta, insomma una prostituta con una certa, con una grande potenza, no? E quindi insomma alla fine ti dice mettiamo in discussione non solo la verità, ma anche chi la racconta la verità. Ecco allora che va appunto a scomodare anche i tragediografi, che sono proprio l'emblema della verità costituita e narrata nella tradizione fino all'oggi, no? Sì, dunque colgo l'occasione anch'io per ringraziarti, e perché hai colto anche questo aspetto che effettivamente già il drammaturgo Sergio Blanco dal suo testo ci aveva suggerito. È un suggerimento piuttosto forte, perché questa sfacciataggine, questo modo di esporsi, di vendere il suo corpo con grande dignità, con grande sfrontatezza, però come dici tu anche in una maniera non aggressiva ma comunque forte, cioè dignità, ecco, senza nessun tipo di pudore, o perlomeno con una sorta di strana malizia, di strano incantesimo, perché c'è anche qualcosa della stregoneria, secondo me, in questo testo, di qualcosa di questa donna, appunto, che non si capisce, ambigua, che incanta. Quindi l'autore suggerisce già questo, e anche il tema della censura, per cui questa grande ricerca della verità, cioè da dove proviene la verità, da dove arriva. E c'è questa battuta che Cassandra appunto dice, quando dice I'm sorry but Aeschylus and Euripides and Sophocle are stupid, cioè Aeschylo, Euripide e Sofocle sono stupidi, sono idioti, perché non solo non hanno mai scritto una Cassandra come diciamo un personaggio protagonista, una tragedia su Cassandra, ma non consentono, a causa delle problematiche legate al rispetto delle unità della tragedia, di verosimiglianza di tempo e di luogo, e non hanno consentito la possibilità di poter mostrare la vera violenza, sì. Cioè la vera violenza che appartiene appunto a vedere quello che succede ai giorni nostri, no? Ad esempio appunto nelle immagini dei telegiornali, piuttosto che nei rotocalchi, insomma purtroppo della guerra attuale, che ti consente, il reality show is possible, adesso il vero sangue si può mostrare, la vera violenza si può mostrare, prima invece non era concesso di poter mostrare gli omicidi in diretta, perché non erano effettivamente in teatro, no? La rappresentazione non era credibile. Qui c'è una voglia di andare oltre, cioè di estrema libertà, di potersi liberare di questi, diciamo, concetti che poi sono delle convenzioni, che vanno poi al di là della convenzione stessa. Per questo è interessante anche da attrice interpretare questo personaggio, perché è anche proprio un percorso dell'attrice all'interno di questa ora e dieci, in cui attraverso se stessa smentisce le regole stesse del teatro, no? Sì, sì, sì. Insomma, è proprio una messa in discussione davvero di quasi di tutto, della domanda stessa, perché nei passaggi viene messo in discussione non solo che cosa sia la verità, ma anche chi la racconta e chi la vive, chi la interpreta, perché in questo caso stiamo anche dicendo che Cassandra non viene mai raccontata come personaggio protagonista, quindi vuol dire anche che nell'accezione di verità c'è anche questo aspetto, c'è la verità dei protagonisti, di chi vive in maniera molto esplicita, molto esposta, ma forse la moltitudine è in un'altra sede, no? È certo, così. E la narrazione è fondamentale, perché c'è un discorso anche sullo sguardo dello spettatore di fronte alla verità, dello spettatore del teatro che è presente quella sera, ma dello spettatore dei giorni d'oggi che accende la televisione, guarda la moltitudine, ma le voci poi sono sempre quelle, le degli stessi, no? E qui invece diamo la voce a un personaggio minore che quando viene fatto parlare parla in delirio, è sempre in possessione, parla in versi, non viene compresa, è sì maledetta, ma è anche un discorso proprio su appunto i più, che sono gli emarginati, che sono un tema che noi abbiamo voluto prendere proprio a grandi mani, il discorso di chi ha il potere della parola, ma anche chi ha il potere di avere qualcuno che lo ascolta. Questa donna è una donna che vive, ed è poi il tema portante, per farsi ascoltare. Lei vive per cercare un pubblico a cui parlare, ma in presenza, perché siamo una società in cui ormai lo sguardo non è più innocente,
ma si nasconde dietro alle telecamere, le televisioni, gli smartphone, e invece l'essere lì, presente in carne ed ossa, è quello che avviene in teatro, per cui riporta l'importanza dell'atto performativo oggi e dell'incontro, per cui raccontarsi con il proprio corpo, la propria presenza, è anche per questo che è importante la sua fisicità, che pian piano viene svelata sempre di più, e mentre il legame anche col pubblico si accresce, perché all'inizio è un personaggio ambiguo, notturno, un po' perturbante, non del tutto comprensibile, e pian piano diventa un'amica. E nel momento in cui ti diviene amica e ti racconta la sua verità, ti sbatte in faccia il fatto che la storia che viene raccontata su di lei non è la vera storia, non è la sua storia, e quello è un momento in cui tu, in un incontro, hai un vero contatto. Sì. Ed è nel depositare questa storia, la verità, che si può pensare di cambiare il mondo. Sì, sì. E nel fare questo, sicuramente l'abbattere le barriere tra attrice, quindi Cassandra, e pubblico è fondamentale. Queste barriere vengono abbattute attraverso tutte le vie possibili e immaginabili, a cominciare dalla lingua, che immediatamente dici no, non sto capendo. No, invece sto capendo, sì, perché non è la mia lingua, ma la capisco, lei si fa capire. Attraverso il corpo, attraverso il tono, attraverso la musica, che è un aspetto, devo dire, dirompente e sorprendente, perché devo dire che insomma davvero anche da questo punto di vista Roberta mostra un aspetto insomma della sua competenza, della sua professionalità davvero apprezzabile, che riesce ad incastonare in questo insieme, devo dire, davvero raggiungendo qualche cosa di molto molto profondo. Grazie, grazie davvero, perché noi abbiamo lavorato davvero in grande sinergia, io e Maria Vittoria. C'è stata una grande fiducia proprio delle nostre competenze, no? Di quello che poteva essere un po' il nostro background, ma anche il nostro sguardo, di come poterci in qualche modo dare davvero, supportare. Quindi è nato tutto con una grande naturalezza, ha avuto la grande fortuna di poter avere una lenta gestazione questo lavoro per via della pandemia, ha avuto varie tappe, e quindi devo dire che il tempo in questo caso ci è stato amico, e anche dover attendere prima di poter fare questo spettacolo è stato molto utile. Le musiche sono nate prima, quasi prima di tutto, perché io mi ricordo che noi ci sentivamo magari, ci mandavamo dei vocali su WhatsApp, così, e io dicevo guarda, questa cosa mi ricorda un po' Nina Simone, dico, però partendo un po' dal testo di Blanco, prendendo un po' dal suo immaginario ovviamente, da alcune sue parole, però trasponendolo dentro un mio immaginario di guerra, per esempio, visto che hai visto lo spettacolo ieri, c'è la ballata War is Stupid, la guerra è stupida, cioè si crea questa enorme dinamica di questi corpi che non facciamo altro che vedere purtroppo a pezzi, però visti dagli occhi di una profetessa che ciclicamente muore e rinasce, quindi è una sorta di Fenice, no? Di eroica Fenice, che a quel punto è l'unica che può vedere e riportare la vista del suo stesso corpo che esplode ogni volta, così come la morte di suo fratello, così come la morte di sua madre, così come la morte di ogni parte del suo corpo fisico e astratto, per cui da lì, dalla casa, dalla macchina, la perdita, ilusa, cioè la perdita di tutto, la perdita del corpo, la perdita dell'anima, la perdita della voce, intesa anche come voce diritto, perché poi cosa succede durante la guerra, durante la pandemia, durante i momenti di grande rivoluzione, anche in negativo, le donne, le minoranze, cosa fanno? Retrocedono, non fanno altro che perdere quelli che sono stati tutti i diritti acquisiti con grandi lotte che sappiamo da secoli. E questo è importante perché a livello della musica, sulle cartoline che poi noi abbiamo stampato, c'è anche un QR code dove dietro si può, attraverso il cellulare, ascoltare Cassandra Song, che è un po' un mix tra il primo brano, la ballad, e il secondo brano, che invece è questa sorta di ballata di un po' techno, DJ set sulla schiavitù sessuale, che parla proprio dei rapporti sessuali di Cassandra, che sembrerebbero appunto, è come trasformare in una chiave goduriosa un aspetto estremamente violento di quello che capita spesso alle donne, che diventano corpo di territorio di conquista. Assolutamente.
il corpo come territorio di conquista, come luogo di sfruttamento, e questa sorta di grandissima ricerca di un minimo di brandello di piacere. Per cui anche la ricerca del piacere, dell'edonismo, nella tragicità, dell'ironia, ecco, attraverso la musica, anche quello mi piaceva che ci fosse. Forse l'unico tratto umano, no, quasi, che dovesse sopravvivere in questo. Sì, scusa. No, figurati, è giustissimo. Ma infatti poi volevo solo aggiungere che il canto è anche del sottomesso, cioè sì, dello schiavo. È, per definizione. Certo, il canto, certo, è liberatorio, è, sì, comunicativo. Catartico. È catartico ed è, ad oggi i giovani mettono in parole, in musica, i sentimenti, le loro problematiche sociali, personali, animiche, e trovo che far cantare la profetessa inascoltata, a parte che lo faceva già nella tragedia, perché era l'unica a parlare in versi, certo. Però trasportarlo proprio in musicalità, essendo poi Roberta una performer eccezionale anche davvero, da quel punto, sì, di vista, sì, l'ho trovato molto giusto. Sì. E molto toccante anche, ci sono dei momenti in cui quei canti riescono più di mille parole, perché regalano proprio delle immagini molto nitide, di corpo, di guerra, di dolore. Di... Nitide eppure tangibili quasi, sì, cioè nel senso che non manca la nitidezza. Sì, è un incontro tra l'Apollinio e il Dionisiaco, cioè la musica crea, proprio, sì, cioè le parole sono l'Apollinio, quindi Apollo con tutto quello della negazione della parola che sappiamo aver in qualche modo cassato Cassandra, esatto. Passatemi questo sì, gioco di, sì, parole, sì, così, sì. Non voluto. Perché Cassandra, però, lo ricordiamo, ha così, insomma, scontentato le pretese, esatto, amorose di Apollo, il quale l'ha condannata all'incomunicabilità e a non essere, sì, creduta. Per, sì, cui questo aspetto della razionalità, quindi più apollinio, della parola, del verbo, va a incontrarsi con l'aspetto più dionisiaco, quindi più del rituale bacchico, di danza, di fuoco, no? Sì. di vino, di ebbrezza, eccetera, nella musica. E va a, diciamo, a suggellarsi poi nella The Winner Takes It All degli ABBA, che è suggerito già da testo dall'autore, sì, che però appunto è stato rielaborato da me soprattutto, diciamo, per gli applausi, possiamo spoilerarlo, ma semplicemente proprio perché era la canzone preferita da suo padre Priamo, ed è una canzone che potrebbe essere una canzone di grande gioia, di grande, diciamo, momento pop, ma racchiude una grande tristezza, perché lei se la mette come suoneria del cellulare e si ricorda che suo padre non sa dov'è, era, sì, la canzone preferita, The Winner Takes It All, i vincitori prendono tutti e invece i perdenti lasciano stare, sì, insomma, sì, stanno zitti e stanno piccoli, e lei non si capisce mai se è vincitore o vinta, vincitrice o vinta, o se è vittima, carnefice, maîtresse o schiava, insomma c'è questa continua ambiguità e questo continuo gioco di ruoli, comica o tragica, drammatica o grottesca, cioè c'è proprio un grande lavoro di gioco su questi due campi. E poi, scusami, solo sulla musica, c'è la citazione di Milva, che è quel momento, diciamo, della... Ah, scusa, vabbè, allora non dico no, più. No, stiamo invitando ad approfittare del fatto che sarà ancora al Teatro Tempio tutte le sere, tra l'altro, insomma, voglio dire, è in una condizione veramente godibilissima di, sì, aria aperta e quindi anche di sintonia con la serata che, insomma, si va affermando. Davvero bisogna approfittarne, perché è uno spettacolo, è poco più di un'ora, un'ora e dieci, che arrivano dentro, devo dire, anche, grazie, complice questa capacità di tenere sul filo, cioè anche il non immedesimarsi, sì, il non voler essere, appropriarsi di un personaggio, delle sue vicende, perché è difficilissimo riuscire a farla questa cosa, e rimanere lì sul filo. E poi penso all'attualità di quanto davvero la verità oggi venga messa in discussione. Sì. Questo sembra di leggere veramente le nostre cronache di oggi, no? Quindi sono tante Cassandre che non vengono ascoltate. Tantissime, no? Tantissime. Tra l'altro, nel fare Cassandra ci siamo sentite Cassandra anche noi stesse, perché ogni, certo, volta poi appena accendi la televisione ne vedi un'altra e dici no. Ed è un continuo attualizzarsi di un testo che si spera prima o poi non sia più attuale, ma
Lo è da millenni, per cui temo che continuerà ad esserlo e forse sì. Continuerà a spronarci. Insomma, questo diritto alla verità, no? Sì. La verità come diritto, un diritto assolutamente trasversale, di cui il bilico, no? Non identifico né con la questione femminile né con appunto le vittime di guerra, ma stare proprio in bilico per abbracciare davvero tutto il diritto esteso, ecco il vero senso del diritto, che è tale solo quando è di tutti, no? Esatto. No, poi noi siamo partiti, l'abbiamo spesso citata nelle interviste, quindi forse è inutile ripeterlo, però nella creazione siamo partiti proprio dalla figura di Maria Kolesnikova, che è stata imprigionata in Bielorussia solo per aver fatto opposizione politica ed è stata presa, messa in macchina, rapita nel 2020 e accusata per 11 anni di carcere ed è attualmente ancora in carcere. Questo è un tema... Avevate detto, insomma, figure di coloro che hanno portato... Che hanno provato a portare la verità, che hanno dato voce e sono state... E questa è cronaca di oggi, sì. Quindi. Ed è fondamentale oggi portare questo tema, perché è il centro della nostra quotidianità. Sì. Perché si parla, e anche questo proliferare di parole in realtà nasconde sempre, non è utilizzato per poter affrontare veramente la questione, ma è sempre per camuffarla. Sì. Quindi è importante, come dicevo prima, il radunarsi, l'incontro. Noi abbiamo cominciato il lavoro durante la pandemia, quindi ancora di più questa necessità fisica era impellente e c'era questa speranza che uscendo di casa ci si sarebbe ritrovati e sarebbe cambiato qualcosa. No. È durata poco. Sì. Però devo dire che portando questo spettacolo è una meraviglia ritrovare per me, che faccio questo lavoro ormai da un po' di anni, ritrovo veramente il senso del mio lavoro, perché riesce a... È un personaggio che ha scritto... con maestria, interpretato con altrettanta maestria, riesce a parlare a tutti, a tutti i livelli, per cui il pubblico veramente è in ascolto, si gode anche di uno spettacolo, ma ragiona, riflette, si interroga, abbiamo avuto degli riscontri dopo lo spettacolo in cui ci si ferma, si parla e si affrontano tematiche, peraltro molte tematiche, sempre diverse, e questo è per me un risultato enorme, perché veramente crea questa povera donna profetessa inascoltata, crea una possibilità di incontro reale tra le persone. Tanti argomenti per tante Cassandre, perché veramente sembra che ce ne sia una, ce ne sono 100, forse non ce n'è nessuna. Insomma, sono veramente tante Cassandre in una sola. Mi sembra una citazione di Pirandello, mi sembra proprio una nessuna 100.000, che poi mi ricorda anche Monica Vitti, non so, nel senso... Esatto, vero. È interessante questa cosa, perché è bello vedere che poi, nonostante tutto, ecco, il tuo lavoro viene, non dico riconosciuto, però riconosciuto, cioè nel senso proprio di notare, ecco, tutti questi cambi, tutte queste cose. È evidente che è un po' una sorta di anatomia umana, Cassandra, è come se veramente tutti questi pezzi di cui stavamo parlando fossero ricuciti all'interno di un costume che va a costruire un personaggio che non è un personaggio, è una persona, cioè un insieme di persone. È come se Cassandra avesse appunto il cuore di Maria Kolesnikova piuttosto che la mano di Anna Politkovskaya, che peraltro con la Novaya Gazeta, che adesso proprio è stata si è chiusa mandando come ultimo servizio la morte del cigno, che non era altro che poi era successo durante la Seconda Guerra Mondiale. E, insomma, quello che voglio dire è semplicemente che è difficile non pensarla come un personaggio quasi Mary Shelley, quasi Frankenstein, cioè una ricostruzione di qualcosa di morto, eppure che desidera fortemente protrarsi verso il futuro. Cioè desidera, nonostante tutto, nonostante lei conosca quale sia il suo destino, e proprio perché lo conosce, non fa morire in sé lo spirito, la speranza. E la speranza, ma non è soltanto una questione retorica, è proprio un discorso molto concreto, perché ogni giorno, in ogni luogo dove lei si reca sulla sua automobile, che è le casa, le tomba, Caro di Apollo e tutto quello che diciamo può simboleggiare, ma proprio all'interno di questa dinamica
e accade. Accade, tutto quello che accade non è mai raccontato, cioè succede, quindi è una speranza che non viene mai tradita. E forse è proprio questa ciclicità che tiene in vita appunto questa speranza non retorica, tant'è vero che Cassandra non si sottrae mai, verrebbe da dire, al suo destino, fino all'ultimo appunto, fino al tragico epilogo. Esatto. Alla fine lei non vorrebbe andarsene, però non vorrebbe andarsene. Ma io credo che più che lei non voglia, è più il pubblico che non vuole che se ne vada. perché è difficile tenere viva la speranza di fronte a tanto, insomma. Però la sfida è proprio quella, no? Sì. Volevo chiedervi che cosa significa, che cosa rappresenta per voi affrontare questi temi, questo personaggio, tutto ciò che si trascina dietro, sapendo che sono temi affrontati, appunto, come dicevamo, quotidianamente, di cui per i quali si spendono tante tante parole, ma qual è la differenza di farlo attraverso lo strumento dell'arte, lo strumento del teatro? Che cosa aggiunge? Perché forse questa è una cosa che va sottolineata. Tanti possono dire la stessa cosa, ma farlo da un certo punto di vista deve avere un valore in più. Sì, secondo me è quello che ti dicevo prima, il farlo con il corpo, farlo con la presenza, non soltanto dell'attrice, ma anche del pubblico. Sì. Cioè, è importante adesso l'esserci, la presenza fisica, quindi l'atto performativo è fondamentale, è un incontro ed è questo che la rende diversa, perché è reale. Sì, 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 sì. Si crea una relazione, cioè proprio nel senso che nell'incontro quello che accade è quello che dicevi tu, qualsiasi forma d'arte crea un tipo di relazione, però questo gancio che si instaura, questo pugno allo stomaco che avviene, ecco, non succede in tutte le arti, ecco, questo accade proprio nella presenza, nel qui ed ora del teatro. E allora, insomma, una riflessione anche da parte vostra sul fatto che, insomma, in questo periodo così difficile, che sembra superato ma non lo è affatto, perché evidentemente ci sarà da impegnarsi per, qualcuno dice ricostruire, a me verrebbe voglia di dire no, facciamo di meglio piuttosto che riproporre qualcosa che non ha funzionato. Quindi anche la funzione del teatro come appunto espressione non solo di responsabilità, di presenza civica e civile, ma anche proprio come portatore di quella speranza. Sì, e io credo che ci sia bisogno di eliminare, di ripulirsi dalla retorica, di uscire un po' dalle tradizioni ancora, anche se anche questo sembra retorico, però è così, continuiamo a essere molto ingabbiati. Pur maneggiando la materia classica, certo, perché questo è un altro certo. aspetto importantissimo, stiamo parlando dell'universalità, no? Di Cassandra, sì. del suo messaggio. E forse per fare questo abbiamo bisogno anche di tornare ai classici, no? Di ritrovarli. Certo. Solo questo forse. Ma quelli sono dei totem, perché parlavano allora, parlano adesso e parleranno sempre. E tra l'altro, conoscendoli tutti quanti, possono essere maneggiati e rimaneggiati con estrema libertà, perché comunque mantengono una verità talmente profonda che puoi stirarla e puoi girarla, rivederla a destra e a sinistra, sopra e in basso, che rimane. Sì. E interroga, è interrogante, quindi credo che sia, ecco, questa azione interrogante deve essere ritrovata, sì, e che deve essere fatta con degli strumenti anche che sono del quotidiano, quindi anche lavorare su una percezione del pubblico che non è più quello di 50 anni fa, nemmeno quello di 10 anni fa, sì. E insomma... È così. Chiudiamo con la sensazione che hai quando senti il pubblico, perché appunto stiamo parlando di questo spettacolo che accorcia così tanto le distanze. Per te che sei dall'altra parte, che effetto ti fa? Perché, infatti, anche per me accorcia molto le distanze, sì. Nel senso che io mi trovo insomma un po' da testo, un po' per indole a parlare direttamente al pubblico, sembra che in molti momenti non ci sia una quarta parete, per cui a volte invece c'è sia lo spazio per l'intimità, c'è sia lo spazio, diciamo, per la rottura di questa bolla, diciamo, di intimità. Io la mia sensazione è di guardare le persone negli occhi anche quando non le vedo,
poi a volte le vedo, mi rivolgo al pubblico, ma è un rivolgersi che non vuole essere troppo ammiccante. Un po' è giusto, perché chiaramente da testo ci sono proprio delle cose che suggeriscono un certo tipo di relazione col pubblico, ma da altri punti di vista credo che sia anche giusto non sostare troppo gli aspetti che possono essere un po' piaccioni, ecco, mi viene da dire. Sì, sì. E invece secondo me la il cosa interessante facile, no, quello, infatti la sì. cosa interessante è che noi abbiamo tolto tutto quell'aspetto lì dal testo, anche proprio per cercare di rendere più magico il tutto, meno quotidiano. Sì. Questa magia che secondo me si instaura, che permette di passare a una sorta di comunicazione su un altro livello, anche quando il dialogo è molto colloquiale. Insomma, questo è quello che, non dico che attraversa, perché rimane dalla visione appunto di questo spettacolo. Cassandra, ancora fino al 12 di giugno al Teatro Tempio nell'area esterna, per questa sera lo spettacolo è ancora con inizio alle ore 20:30, ma da domani sarà alle ore 21:15. Io ringrazio tantissimo Roberta Lidia De Stefano e Maria Vittoria Bellingeri, grazie, complimenti e a tutti voi per averci seguito. Arrivederci alla prossima.